Un caloroso benvenuto nella comunità di Monacus a Monsignor Umberto Olai, vicario generale, e a Don Federico. In una piccola e porosa comunità come la nostra è normale che l'arrivo di un nuovo parroco desti vari sentimenti di curiosità, interesse, generi anche discussioni ed entusiasmo. Così è stato negli ultimi anni per il compianto del Salvatore, così è stato per Don Alfredo e così è per Don Federico, che in questa bella giornata ci apprestiamo ad accogliere in special modo con la spontaneità innocenza dei bambini presenti. Tuttavia, per vari sentimenti citati, crediamo che quello che prepara sia sempre l'entusiasmo. L'entusiasmo di noi tutti di intraprendere o meglio, continuare il cammino di fede con una nuova bambina, Don Federico appunto, che certamente potrà fare completo affidamento sulla collaborazione e aiuto di tutta la comunità. La Chiesa è l'uomo chiamata ad aiutare la società un po' sofferente, sempre alla ricerca di pace e serenità. La Chiesa sa aggregare i vari stati sociali, bambini, genitori, giovani e anziani, praticanti e non praticanti, che certamente un giorno si aiutati lo diventeranno. Come Sua Eccellenza Don Federico sanno, negli ultimi tempi vi è stata una grande attenzione e partecipazione per la Chiesa di Murano. Per questo, doverosamente dobbiamo ringraziare Don Alfredo per la sua guida. Ringraziamo anche Cosella, che con maestria, ad esempio, ha preparato i nostri bambini per i vari sacramenti, prima confessione, prima comunione e prima. Annunciamo quindi un terreno fertile per Don Federico, che certamente sarà dare a tutti un incoraggiamento non solo per continuare, ma anche per accrescere questo nostro ritrovato entusiasmo. Caro Don Federico, la nostra è una comunità religiosa che felicemente lo accoglie come padre. Gli esprime felicitazioni per l'incarico ricevuto da Sua Eccellenza Ignazio Sani e gli promette completa disponibilità. Sicuri che lei saprà, con l'aiuto di tutti indistintamente, coinvolgere le famiglie, la scuola e le istituzioni nel cammino di fede. Caro Don Federico, auguriamo che con Dio lo guidi sempre nel suo ministero sacerdotale. Ancora auguri e felicitazioni e grazie.